buio, comandante. Stai facendo pure tu video, sì? Non ho fatto, però... Io a un certo punto ero in mezzo tra voi due e stavate facendo entrambi i video. Si prosegue ancora, sì. Sì, si va ancora avanti. Andiamo, dai. Torniamo in là? Eh no, finché possiamo andare ancora, incamminiamoci. Allora. Tropicale lì, la giungla, i corvi. Sei al buio qua o... No, sai cosa? Ho messo la ripresa, ho messo a P e sto facendo il video. Ah, quindi cambia. Quindi sta facendo veramente che cazzo vuole. E ti dirò, mi soddisfa pure abbastanza, perché guarda qui. No, adesso siamo proprio fuori. Notevole. Ma vedi come espone bene per il cielo, guarda. Cioè guarda, cambia proprio bello. Visto che bel blu. Poi a terra, vedi? C'ha bei contrasti. Ma rende bene pure la luce forte. Brava, brava. Sapa fa. E fai adagio. Fai con calma. Ah, sì? Carlo viene qui. Ok. Allora mi accomodo. Enrico, che cosa pensi dell'arte? Non capisco perché non riesco a fare le foto dritte. Che cosa pensi dell'arte? L'arte di colonnata mi piace, l'arte di colonnata. Se lo spalmi sul pane è buono l'arte di colonnata. E del tempo invece cosa pensi? Che se ne va e tu non puoi chiavare. E della vita? No, no. Come stai creando le cose di più? Della vita, io uso sempre la vita da 15. E dell'amore, che cosa pensi? L'amore, te c'è spuglia, l'amore. L'amore. L'amore che si paga sulla multa quando non la vai a pagare quando te la danno. La paghi. Passano i 60 giorni. Quindi. Ma a te ti piace l'amore o la bionda? Ma io mi domando, no? Maestro Giorgio Diritti, mi rivolgo a lei. Siccome lei sta girando un film in Amazzonia e qui comunque, se non è Amazzonia, siamo comunque dalle parti... La foresta pluviale, no? Cioè, se io le mando questo video come showreel, cioè, ma vi ha da faticare, frate? Cioè, ma... Cioè, capo, vi ha da faticare. Ma mi alzo, faccio un simil Terence Malick con il sole che filtra. Ah, un bel po' di sano manierismo del cazzo che non serve a nulla. Vedi, un po' di metacinema con Enrico che pure fotografa il cielo. No, sto provando a fare una cosa, ma provo a farlo in video però.
Ah, bella, abbiamo acchiappato pure la zella di sole che filtra, così facciamo proprio, eh? Come fa Malik? Come fa? Fa così, eh? Fa così. Che è una cosa che devo fare. Che si gira, eh? Fa così, poi Malik up. Oddio. Sì, meno male che qua alla fine, frate. Vedi? Quanto cinema qui. Malik, poi escono le cornacchie di Hitchcock, cose. Ah, che bello, eh. Ma potremmo vincere pure un festival di Cannes. Johannesburg. Sahara con Silina. Ho fatto una foto che è notte praticamente. Sì. E dimmi un po', tu a Pichat Pong Vera Setakul. Cioè questa immagine che sto facendo, no, dell'artista Solingo. Ritratto a bordo vasca. Giovane. Ecco, con questa Schmetterling che gira attorno. Non è una cosa a metà tra i tuoi film e Kinski, il mio nemico più caro di Werner Herzog. Igalluta. Come? È saltato qualcosa nell'acqua. Speriamo che non sia Stefano. O è sceso. Uà, però ci vogliamo arrivare sotto a quell'albero. Come? Ma venimo! Non come quelli di prima. Dunque, attraversato Scilla e Cariddi, ci ritroviamo qui. Tipo The Blair Witch Project. Sì, che se trovate questo video vuol dire che no, è bello che ci sono, sai, le ombre di questi volatili. Vedi, qualcuno è passato di qua, per la verità più di qualcuno. Il resto della truppa non ce l'ha fatta. Oddio, che schifo. Ti immagini, non avevo premuto REC. Ultimo tratto difficile. Questo è... Siamo arrivati in Vietnam dopo essere passati per Lecce. Allora. Ok. Sì, ci sono. Fai strada. Cammina avanti dove ti posso vedere. Siamo arrivati a Saigon. Sotto l'albero potete vedere Marlon Brando. Che farfalline cavolaie. Cadavere di qualcosa. Dai, adesso torniamo, facciamo un paio di video foto. A tra poco. Mi ha chiamato da lì. Guarda che figa te, se avessi un costume andrei fino in fondo, però. Con tutti questi oggetti di valore in tasca di più. Poi c'è questo sentiero, no? Ah, inventiamoci un'altra cosa, tipo che... Che fa molto chic! Pure questa! Questo è Francis Ford Coppola, tutto! Tutto il Francis Ford Coppola fuori dagli Stati Uniti. Una penna, quindi...
anche gli indiani. Mi sa che dopo quella curva muoio davvero. Tipo mi aggredisce una... Odio dirlo perché fa molto mia mamma, però stai attento. Questo mondo così selvaggio. Ah, ecco. Qui vivono i civili, no, gli indigeni del posto. Guardate, già all'epoca costruivano camper, panchine. Coltivazione. Yapash. Eh sì, perché a Bracciano ci possiamo arrivare in macchina poi. Vediamo la caratteristica vegetazione ugandese. No, gli alberi lasciamoli qua. Guarda, una ciabatta di qualcuno morto. Perché è morto, sì. Della persona. E cazzo, è la settima volta, ste spine sempre allo stesso posto nella maglia, cazzo. Torniamo alla poesia, ecco, aspetta. Va bene. È stata proprio a fondo. C'ero. Ok. Siamo di ritorno. Sì, 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 siamo proprio quasi arrivati. Sì, siamo all'altezza di... Siamo all'altezza, sì, del Niger. Ah, inquadriamo un attimo il sole così facciamo contento pure Kurosawa. E va bene. Kurosawa. Akira Kurosawa, famoso disegnatore di Dragon Ball. Vabbè. Questi insetti esotici. Dopo lo studio Google, lo studio in Bracciano. Lost in anguilla. Ui, ui, questo stormo di qualcosa. No, parlavo di questi insetti esotici con la testa di uno scorpione e il corpo di un cavallo. Una lucertola con testa di leone in bocca. Questo sei poetico. Eh sì. Non ci facciamo manca proprio niente, frate.
ci stanno le mosche della merda. O dei cadaveri. O dei cadaveri, perché no? Caspita. Qualcuno troppo morto. Anche perché poi il concime è lo stesso. Cioè tutto si riconduce a madre terra. Qui non mi ricordo come funzionava, aspetta. Fammi togliere l'ortica dai pantaloni. Vuoi che vado avanti? Vai. Stabile. Stabile. La massa di pietra lì. Ci ricongiungiamo coi sodali che non ci sono più. No. Che sono stati inghiottiti dalla... Sono stati presi da Polifemo che abita qui. Si è trasferito dopo il condono. Questo è Bracciano, il paradiso fiscale dei ciclopi. E dai, di solito i laghi non sono dove sono stati. L'albero della vita, la pappa tra lì. Però qui non ti ha visto nessuno. Esiste solo un servizio fotografico. Terence Malick che fa i sopralluoghi per il film nuovo. Chiusura Orson Welles. See you.